Vorresti iniziare a risparmiare un gruzzoletto, ma non sai bene da dove partire? Oppure hai provato a risparmiare, ma vedi che poi quel gruzzoletto non cresce e non sai quindi cosa stai sbagliando? Bene, in entrambi i casi questo video è quello che fa per te, perché oggi ti racconto qual è il miglior metodo per poter risparmiare e i tre errori da evitare se vuoi iniziare veramente. Iniziamo subito questo nuovo video. Questo video nasce in risposta ad un sondaggio che avevo lanciato proprio qui su questo canale YouTube, chiedendovi qual era il contenuto gratuito che vi sarebbe stato più utile. Come vedete, ben il 55% di voi mi aveva risposto che sarebbe stato utile avere una guida al risparmio. Con questo video di oggi vi voglio proprio donare questa guida al risparmio. Infatti questo video, il metodo che vi racconto, trae la sua origine nella mia guida al risparmio, che vi lascerò poi qui sotto al video, la potete scaricare gratuitamente alla fine del video. Infatti, se mi seguite da un po', e anzi se ancora siete nuovi in questo canale, io vi do il mio benvenuto. Sono Caterina e qui sul mio canale Il Tuo Anno Zero e sul mio blog iltuoannozero.com racconto il mio percorso verso il minimalismo. Ci sono anche già tantissimi video che ho fatto sul risparmio, questo li unisce tutti in un metodo. Per questo sono veramente entusiasta di potervi raccontare questo, ma prima di andare nel vivo, innanzitutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, siete nuovi, passate di qui, perché ogni giovedì sera pubblico un nuovo contenuto su minimalismo, su crescita personale, anche su finanza personale, quindi iscrivetevi al canale. Andiamo nel vivo, ti voglio raccontare, prima di dirti il metodo, i tre errori da evitare se vuoi iniziare a risparmiare. Il primo errore è pensare che per risparmiare ci vogliono tantissimi soldi e quindi non iniziare affatto. Infatti, il tema della finanza personale spesso è proprio trascurato, cioè purtroppo nel nostro paese moltissima inconsapevolezza su questo tema e non ci curiamo affatto delle nostre finanze. Questo significa che il risparmio e l'investimento molte volte sono visti come cose da ricchi, che si possono permettere solo coloro che hanno tantissime entrate mensili e che quindi alla fine non ci servirà niente a noi e magari non abbiamo tutta questa disponibilità. In realtà, per iniziare a vedere i primi risultati non occorre guadagnare chissà quanto, perché anche con piccoli accantonamenti e anche con un metodo per risparmiare semplicemente le entrate che già abbiamo, si può fare molto. Si possono vedere dei risultati tangibili e questo ci porterà ad andare sempre avanti nel nostro risparmio. Quello che io sbagliavo spesso prima di fare il mio risparmio vero e proprio, come racconto in questo canale, quando racconto appunto della mia storia in alcuni video, come ho smesso di acquistare, come ho iniziato a risparmiare dopo che avevo un po' finito tutti i miei soldi, quello che facevo prima era non curare completamente delle mie finanze. Avevo comunque un'entrata mensile e uno stipendio abbastanza buono rispetto anche alla media, però lo spendevo senza rendermene praticamente conto, quindi non stavo attenta alle mie spese, non mi curavo di mettere da parte e non mi curavo per niente di questo aspetto della mia vita. Non sapevo nemmeno alla fine dove andavano a finire un po' questi soldi. Per risparmiare ho capito che non dovevo aspettare di guadagnare di più, ma potevo iniziare da subito. Se vai a vedere le storie di tantissime persone di successo che oltretutto si sono arricchite da zero, vedrai che all'inizio della loro vita quello che hanno iniziato a fare per poter mettere su un progetto, per poter arrivare ad accumulare anche somme importanti, è iniziare a risparmiare anche quando avevano poche entrate. Questo perché si sviluppa una mentalità che poi, nel momento in cui magari le tue entrate saranno più grandi e vedrai quel gruzzoletto crescere, ti porterà ad aumentare, allora vedrai che i risultati saranno veramente più importanti. Non aspettare di guadagnare di più, non aspettare qualcos'altro che arrivi nella tua vita, ma puoi iniziare da subito con quello già che hai a risparmiare. Il secondo errore che si fa spesso quando ci si approccia al risparmio è quello di pensare al risparmio come una rinuncia e non come un'opportunità. Quello che ti voglio trasmettere è quello di pensare al fatto che questa deve essere un'opportunità che ti dai, la possibilità un domani di comprare qualcosa che ora non ti potresti permettere. Non deve essere visto come qualcosa a cui appunto tu rinunci, ma come qualcosa di cui
cui potrai godere un domani. Infatti, ancora una volta, quello che spesso si fa, un errore che si fa e che facevo anch'io, è quello di dire: vabbè, già non guadagno molto, poi se devo mettere anche da parte non mi godo niente, quindi alla fine me li spendo questi soldi, perché non è che me li devo portare nell'oltretomba. Non dico che non dobbiamo toglierci degli sfizi, non dico che non dobbiamo fare delle cose che ci facciano piacere, ma siccome la nostra felicità non è direttamente proporzionale alla quantità di cose fisiche, oggetti e soldi che abbiamo nella nostra vita, quello che possiamo fare è concentrarci sulle cose che ci danno gioia e valore, che per noi sono importanti, e non spendere i soldi per, diciamo, frivolezze, per mode, per ostentazione, per dimostrare agli altri, ma farlo con una determinata consapevolezza ed intenzionalità. Per questo ti dico che l'errore, appunto, che si fa è proprio quello di pensare a una rinuncia. Invece, assolutamente, prendila come un'opportunità, come una porta che ti si apre per un domani diverso, per un domani migliore. Andiamo nel terzo errore che si fa quando ci si approccia al risparmio: quello di non avere un piano stabilito con degli obiettivi. Questo significa farlo sostanzialmente senza una regola, senza un motivo, senza un perché e senza un metodo, senza un piano. Quindi magari anche se hai iniziato a risparmiare, hai deciso di mettere da parte 50 euro al mese perché secondo te 50 euro potevano essere sufficienti secondo il tuo stile di vita, e hai iniziato da quello. Ecco, in questo caso non abbiamo un piano, non abbiamo un obiettivo, non abbiamo un metodo che possiamo seguire, monitorare, vedere, migliorare per poter arrivare domani ad avere questo gruzzoletto che sale. Se ti ritrovi in questo errore, magari puoi essere un po' quella che ero io quando avevo deciso: vabbè, proviamo, iniziamo con 50 euro al mese, secondo me sono sufficienti, e poi avevo abbandonato l'idea del risparmio e quindi non avevo idea di dove andavano a finire i miei soldi, continuavo a spendere soldi in cose che alla fine non mi interessavano, e poi c'erano quei 50 euro lì che mettevo da parte ma non mi davano questa grande soddisfazione perché l'importo era piccolo alla fine e non ne vedevo questa grande soddisfazione. Bene, detti questi tre errori, che magari ti può essere riconosciuto un po' all'interno di questi tre errori, ti voglio raccontare appunto qual è questo metodo migliore per poter risparmiare. Il metodo migliore per poter risparmiare è quello che unisce un piano ad una mentalità. Ci vuole una mentalità adatta al risparmio. La mentalità adatta al risparmio in stile minimalista è quella, appunto, prima di tutto di chiederci perché vogliamo risparmiare, di capire quali sono le cose che ci smuovono dentro, quindi evitare shopping, diciamo, emotivo per lacune emotive, ma andarle quelle lacune a sopperire in altri modi, ma capire quali sono le nostre leve emotive più forti. Quindi la mentalità minimalista per il risparmio è quella che fa sì che noi spendiamo i nostri soldi, ma in modo intenzionale, per cose che ci danno gioia e che sono di valore per noi, che vogliamo nella nostra vita, che aumentano il valore della nostra vita, e non lo facciamo per gli altri, ma lo facciamo per noi stessi. Questo significa alcune volte spendere in un paio di pantaloni leggermente di più, quindi magari fare scelte anche che lì per lì possono sembrare in controtendenza al risparmio, ma che durino più a lungo nel tempo. Non avercene 10, ma avercene un paio buoni. Questo significa avere, appunto, una mentalità tale che vediamo il risparmio, appunto, come una possibilità, perché quei 100, 200, 50 possono moltiplicarsi, possono essere investiti e possono domani essere la base per costruire qualcosa di importante, magari anche una libertà finanziaria. Quindi questa mentalità è basata fondamentalmente su tre concetti fondamentali: valore, scelte di lungo termine e anche scelte etiche, magari scegliere qualcosa che abbia meno impatto ambientale, che sia, appunto, di valore anche per l'ambiente esterno. L'altra cosa è avere un piano, cioè mettersi giù, darsi un obiettivo di lungo termine, qualcosa che vogliamo acquistare, farsi dei sottoobiettivi per arrivare a questo obiettivo di lungo termine, andare a vedere le nostre spese, le nostre entrate, dove stanno finendo i nostri soldi, limare, modificare, cambiare quello che può essere modificato, vedere di rivedere le nostre spese periodiche e variabili, agire su quei punti su cui possiamo agire, ma soprattutto iniziare ad accantonare la cifra giusta, che è quella che ci porterà un domani ad avere i risultati che vorremmo ad avere. Il tema poi della libertà finanziaria, che qui ho accennato, è quello che fa sì che quel piccolo risparmio che te inizi a mettere da parte possa fruttare, possa essere investito per poter arrivare addirittura un domani a coprire le tue entrate. Quindi libertà finanziaria significa avere entrate
entrate periodiche passive, quindi slegate dal tuo lavoro, che ti coprano le tue uscite. Questo potrebbe essere un obiettivo di domani, è stato uno dei miei obiettivi quando ho iniziato a risparmiare e questo è uno dei temi che approfondisco nella guida. Infatti il metodo che unisce mentalità e piano d'azione è quello che ti ho voluto racchiudere all'interno della mia guida gratuita. Questa guida gratuita è una guida al risparmio consapevole, quindi dentro la guida ti spiegherò come farti un piano per arrivare da un grande obiettivo a sottoobiettivi, a stabilire una cifra mensile adatta alla tua specifica esigenza, perché ognuno di noi ha una situazione diversa, ha entrate diverse, ha spese diverse, ma ci sono dei calcoli che si possono fare per arrivare a una precisa cifra mensile da accantonare. Oltre a questo, nella guida è spiegata meglio la mentalità con cui ci possiamo approcciare al risparmio per vederlo appunto non come una rinuncia ma come una possibilità. Quindi alla fine di questo, se vuoi mettere insieme questo miglior metodo per poter risparmiare, quindi unire mentalità e piano, ti consiglio di scaricare la mia guida gratuita qui sotto, la puoi fare cliccando nell'info box, nel link che ricevi, che vedi, e inoltre iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Io ti aspetto sempre qui sul tuo anno zero. Perché? Va bene?